piacere di avere qui accanto a me il professor Giovanni Scambia, direttore del Dipartimento della Tutela per la Salute della Donna, della Vita Nascente, del Bambino e dell'Adolescente. Professor Scambia, quanto è importante oggi aprire un centro integrato di senologia? È importantissimo, se noi oggi pensiamo che ogni anno in Italia ci sono quasi 45.000, se non di più, casi di cancro della mammella e che fortunatamente tante di queste donne guariscono. Quindi il senso di questo centro è quello di fornire tutte le specialità e gli specialisti in maniera integrata per la prevenzione, la cura e soprattutto il follow-up di queste pazienti. Perché voi pensate quanto è importante in una donna che ha avuto un tumore della mammella, per esempio, il problema della menopausa o altri problemi correlati. E quindi è significativo che questo centro nasca all'interno di un dipartimento che tutela la salute femminile. Centro integrato, che cosa significa integrato? Significa che ci lavoreranno tanti specialisti insieme, perché oggi, come in tutti i campi della medicina, ma in particolare in questo campo, oggi non si può lavorare da soli, per cui questo è un centro che vedrà insieme sistematicamente chirurghi, ginecologi, radiologi, anatomopatologi, psicologi, riabilitatori, anestesisti. Quindi devo dire che è una bellissima realizzazione. Lei prima ha detto che appunto ci si prende cura della malattia, ma soprattutto della persona malata. Assolutamente, è il concetto che, con un termine inglese molto significativo, si chiama care, che sposta da cure a care, vuol dire spostare dalla malattia alla cura della persona, che è molto più complesso ovviamente, ma è molto più efficace e molto più di soddisfazione. Saremo in grado di debellare anche questa malattia? Ecco! Non so se il termine debellare è quello giusto, secondo me saremo in grado di curarlo meglio, di guarire sempre più persone, e questo credo che sia un trend che oramai inevitabile, fortunatamente, però proprio per questo dobbiamo essere più efficaci possibile e dobbiamo essere i più attenti possibile al fatto che prevenire oggi vuol dire curare meglio. E l'altro aspetto che secondo me caratterizza la giornata di oggi è che si cura meglio e si previene meglio dove si fa ricerca. Questo è un centro di ricerca e tale vuole continuare ad essere. Il Dipartimento si occupa di tutelare la salute femminile dall'adolescenza fino alla menopausa e quindi alla terza età. E è significativo che questo Dipartimento comprenda anche la parte pediatrica, perché oggi se vogliamo tutelare al meglio la salute femminile dobbiamo tutelare anche la salute tra virgolette delle famiglie, la salute dei figli, e noi sappiamo oggi che la donna è l'elemento centrale che garantisce il benessere non solo di se stessa ma di una famiglia intera. Quindi il Dipartimento si pone come punto di riferimento per la famiglia.